Martina, abbiamo assistito ieri alla presentazione del film 19 luglio 1992, Una strage di Stato. E cosa ha significato per te la partecipazione a quel film? Come l'hai vissuto? Cosa ci puoi dire? Allora, intanto questo film l'abbiamo fatto insieme a tutta la redazione del sito di Salvatore Borsellino e ci abbiamo messo veramente tanto impegno perché pensavamo che con questo film potevamo raccontare una storia che fosse comprensibile anche magari alle generazioni più giovani. Quindi facendolo in modo tale appunto da renderlo comprensibile e quindi da far passare un messaggio. E ieri sera la risposta è stata per noi una grande soddisfazione perché comunque abbiamo portato in un quartiere, in una zona come quella di Ballarò, 1000 persone, più dei contatti comunque sul web che arrivavano a 1500, 1800. Quindi per noi è stata veramente una grande soddisfazione, non ci aspettavamo neanche un'affluenza simile. Tanto che non abbiamo purtroppo potuto far entrare tutti quanti, abbiamo dovuto mettere un maxi schermo fuori per far assistere tutti quanti alla presentazione, però per noi è stata veramente una grande soddisfazione perché il nostro intento era far passare un messaggio, perché come diceva Borsellino bisogna un po' smuovere le coscienze, il nostro obiettivo non deve rimanere a sé stante, deve essere diffuso a più persone possibili. E quindi perché secondo me il nostro obiettivo è valido, cioè la verità e la giustizia, quindi più diffusione hanno questi valori che noi abbiamo dentro insieme a tante altre persone che stanno qui oggi in via D'Amelio e in questi tre giorni, e più secondo me questa società avrà la possibilità di cambiare e questo paese di migliorare. Grazie.